chiude con l'approvazione della parifica e il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria nella sala udienze della sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti. Nel corso dell'udienza pubblica in via Buccarelli, presieduta dal presidente Angelo Buscema, diverse le criticità emerse, soprattutto nel settore della sanità, sia in termini di assistenza medica inadeguata, sia in termini di contribuzione. Il saldo della mobilità continua ad avere un andamento negativo, pari nel 2017 a oltre meno 293 milioni di euro, ovvero 150 euro per ogni cittadino calabrese. 3 settimane per conoscere l'esito degli esami del sangue. Rimangono critiche le condizioni sanitarie all'interno delle carceri calabresi, dove i detenuti hanno grandi difficoltà nell'accesso ai servizi medicali e ospedalieri. Da Castrovillari a Paola, passando per la casa di reclusione di massima sicurezza di Corigliano Rossano, emergono tutte le falle del servizio sanitario regionale. A denunciare lo stato di precarietà delle carceri sono i radicali italiani che stamani hanno visitato il penitenziario rossanese. La famiglia Calvieri è viva per miracolo. La notte dell'esondazione del fiume Turrina, l'acqua è entrata direttamente lì dove loro hanno casa e una piccola attività imprenditoriale. La maggior parte degli animali sono morti annegati, tutto il fieno è andato a male. Ci sono voluti giorni e giorni per togliere il fango dai magazzini. In mezzo ai campi non si può entrare perché sono saturi d'acqua. Adesso io mi domando, come facciamo fino a settembre ad andare avanti? Perché fino a maggio non si può entrare, perché piove, un giorno sì, un giorno no, sta piovendo. Ebbene, non si può entrare. Come si fa? Non lo sappiamo nemmeno noi. Intanto i lavori di pulizia e di ripristino del fiume sono iniziati, ma sono stati di colpo fermati. E così, spostata la terra nel centro del corso d'acqua, si sono creati 2 torrenti e la paura è tanta.